A Madrid, nel centro d'arte Reina Sofia, è conservato un grande quadro di oltre 3 metri per 7 metri e un olio su tela ed è intitolato Guernica. È considerato il capolavoro della maturità artistica di Picasso. Realizzata negli anni 30 del Novecento, l'opera è divenuta simbolo dell'orrore di tutte le guerre. Guernica è una cittadina che si trova al nord della Spagna, nei Paesi Baschi. Il 26 aprile 1936, alle ore 16:30 circa, il campanile della chiesa di Guernica, una cittadina di circa 10.000 abitanti, cominciò a battere il segnale di un attacco aereo. Era il giorno del mercato e la città era piena di contadini con il loro bestiame. Fu una vera strage. I cittadini erano inconsapevoli di essere stati scelti per partecipare a un tipico esperimento tedesco, valutare in pratica l'efficacia di un massiccio bombardamento aereo. L'attacco durò per più di 3 ore. Gli aerei, volando a bassa quota, mitragliarono tutte le persone, le donne, i bambini che volevano scappare. La notizia della strage sconvolse Picasso. Nel gennaio del 1937 il Fronte Popolare chiese a Picasso di realizzare un'opera per arredare il padiglione spagnolo all'Esposizione Universale di Parigi. Mentre l'artista stava pensando a un soggetto, la notizia del bombardamento della città spagnola da parte dell'aviazione tedesca lo spinse a progettare un quadro sull'orrore della guerra. Mettendosi immediatamente al lavoro, Picasso lo dipinse in un mese. Picasso raffigurò una scena di morte e di terrore ambientata in uno spazio privo di profondità. Qui luce e ombra, interno ed esterno, si compenetrano in modo da visualizzare sia le bombe che esplodono e sia le case sventrate. Lo spazio è popolato da donne, uomini e animali, quasi aggrovigliati tra loro, che urlano spaventati e corrono alla ricerca di un rifugio. Per suggerire maggiormente l'effetto distruttivo della guerra, Picasso utilizzò il linguaggio cubista, scompose e spezzò le forme degli oggetti e delle figure, deformò i volti delle persone e ne esasperò l'espressione. L'artista adottò una linea dura, a volte tagliente, deformò le figure e usò soltanto il bianco, il nero e il grigio. In realtà, in alcuni studi preliminari, Picasso utilizzò il colore, che poi però eliminò del tutto, per evocare in modo più efficace il senso della morte. Più che descrivere realisticamente il tragico bombardamento, l'opera vuole essere un atto di accusa contro gli orrori e la violenza della guerra e scuotere la coscienza della gente a difesa della democrazia. La lanterna tenuta in mano dalla donna e la lampadina elettrica che emette i suoi bagliori sono state interpretate come la luce della verità che smaschera la barbarie della guerra. Alcune figure hanno un significato simbolico. Lo stesso Picasso spiegò che il cavallo rappresenta la gente e il toro la cieca brutalità. Nella parte bassa del quadro, un fiore che spunta e mantiene la sua forma nonostante le atrocità rappresenta una speranza. La donna col bambino morto in braccio rappresenta il dolore universale dell'uomo. Il soldato caduto è il simbolo della gioventù distrutta dalle atrocità della guerra. La composizione è simmetrica, lo schema centrale è triangolare, due triangoli rettangoli che partono dalla parete del caseggiato. Le figure laterali del toro a sinistra e della donna a destra fanno da quinte alla scena. Picasso dipinse Guernica nel suo studio parigino. Poteva disporre di grandi stanze con vetrate che si affacciavano su un cortile. Si racconta che l'ambasciatore tedesco Abetz si sia recato a trovare Picasso nel suo studio. E guardando una riproduzione di Guernica, opera che nel frattempo era al sicuro in America, abbia detto: «Questo l'avete fatto voi?» «No, voi», avrebbe ribattuto seccatamente l'artista, riferendosi alla brutalità della guerra.